Grande fratello, VIP 6, accade la tragedia nella casa più spiata d'Italia. Soleil Sorgè, ovviamente non volendo durante un balletto, sferra una gomitata a Lulu Selassie ed esplode il dramma. Lulu, in lacrime, disperata, non potrò essere impuntata. Vediamo cosa è accaduto. Notte spensierata, quella passata nella casa più spiata d'Italia. Le vippone, infatti, prese dall'entusiasmo, si sono messe a ballare a bordo piscina e Soleil, per errore, ha sferrato una gominata in pieno viso a Lulu Selassie, che si è trasformata nel giro di pochi secondi in una perfetta drama queen. Lulu infatti si è diretta immediatamente in bagno, disperata, piangendo, palesando la concreta possibilità di non poter essere impuntata giovedì sera a causa del suo labbro che si è immediatamente gonfiato. Immediatamente interviene sua sorella Jessica Selassie che gli dice non ti preoccupare, la cerca di rasserenare e gli dà del ghiaccio. Ma Lulu non si placa ed entra letteralmente nel panico e dopo essere stata colpita da Soleil, come vi stavo dicendo, corre in bagno. Si guarda allo specchio e nonostante sia stato un colpo involontario, avvenuto in un lasso di tempo brevissimo, Lulu è convinta di non poter partecipare alla puntata di giovedì. Stando a quanto dichiara infatti Lulu, si è procurata una piccola ferita interna sul labbro, tante da farlo uscire anche il sangue. Mi ha colpita, non posso essere giovedì impuntata. Queste le parole di Lulu Selassie dopo il colpo non volendo fatto da Soleil Sorgè. Scrivimi tu che cosa ne pensi, lasciami un like, iscriviti al mio canale e attiva se ti va la campanellina perché solo così, ricordati, non ti perderai questo o nessun altro prossimo video.